Cadora sicuramente sta facendo dei passi in avanti, dei progressi si stanno vedendo, però dal punto di vista, diciamo, sulla gestione della partita, secondo me Cazorla deve un po' rivedere qualcosa, specialmente sui cambi, però. Signori, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Dario del Darion, oggi è lunedì, siamo qui riuniti per parlare di Inter-Napoli, giorno dopo, un pareggio 1-1, un pareggio dove sicuramente salviamo, diciamo, la dignità, l'onore per aver pareggiato a San Siro contro i futuri campioni d'Italia. Tra l'altro, un pareggio questo che statisticamente parlando è importante perché erano tipo 7 anni, se ho letto bene, che non uscivamo da San Siro con dei punti. Ecco, quindi è un pareggio, diciamo, che è importante sotto questo aspetto. Napoli con Calzona sta, diciamo, migliorando sotto degli aspetti, però si continuano a vedere delle cose abbastanza che non funzionano. La fase difensiva ieri sul gol di Darmian, l'uscita dal basso, diciamo l'uscita da dietro, certe scelte di Calzona che non mi hanno convinto, specialmente i cambi, però ne parliamo con calma in questo video. Prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo che ieri sera è uscito il post partita, se ve lo siete perso lo lascio qui in alto delle schede, e poi iscrivetevi ragazzi perché tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono, è gratis, dovete fare giusto due clic e poi attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Detto questo, partiamo subito. E come sempre cominciamo dall'analisi dei numeri freddi. Allora, 1-1, Darmian al 43esimo e Juan Jesus all'81esimo. L'attack momentum diciamo che è abbastanza chiaro. Il Napoli nel primo tempo quasi non pervenuto. Veramente, sono veramente piccolissimi i momenti in cui il Napoli ha provato a fare qualcosa. Diciamo che c'è stato un dominio dell'Inter nel primo tempo. Nel secondo si parte male, però poi il Napoli prende un po' le misure, si propone in avanti con un po' più di coraggio. Ecco, secondo me c'è stato un po' più di coraggio e di volontà, ecco, di portare a casa quantomeno un risultato dignitoso. Anche l'Inter nel secondo tempo ha un po' abbassato i ritmi, si è un po' stancata, perché comunque dobbiamo ricordarci che l'Inter veniva da 120 minuti giocati più rigori e aveva tra l'altro un giorno di riposo in meno, quindi sicuramente nel secondo tempo la fatica per l'Inter si è fatta sentire e il Napoli ne ha approfittato. E alla fine poi nel finale riesce a fare gol. E anche qui, ragazzi, il gol di Juan Jesus è un gol importante perché l'Inter in quest'anno non aveva mai preso gol nell'ultimo quarto d'ora. C'era proprio la statistica, questa è una cosa bellissima. DAZN durante la partita a un certo punto fa vedere la schermata, la statistica dei gol presi nell'ultimo quarto d'ora di partita, e c'era scritto Inter 0. Ma subito, tipo, dopo 30 secondi da quella schermata, il Napoli fa gol. Quindi proprio e l'hanno secciata malamente. Per quanto riguarda i numeri, diciamo che c'è abbastanza equilibrio. Su XG, bene o male, siamo lì, un gol a testa, quindi si è concretizzato quello che si è creato. Possesso palla praticamente pari. L'Inter è un po' più preciso sotto porta, 6 tiri in porta contro i 3 del Napoli. Tanti tiri da fuori per entrambe le squadre e tanti tiri bloccati per l'Inter. Un po' di calci piazzati, falli. Ecco, 19 falli per l'Inter e soltanto due cartellini gialli. E aggiungo 0 rossi, ecco quindi. Mentre il Napoli ne fa 6 e il giallo sullo Botka assolutamente ridicolo in confronto a quello che hanno fatto quelli dell'Inter. Parate 5, Meretta anche ieri sera ha fatto l'ennesima, diciamo, prestazione ottima. E mi dispiace che gli elogi, quando li merita, non vengono fatti con la stessa costanza con cui viene criticato. Per quanto riguarda i passaggi, bene o male, siamo lì. Passaggi riusciti 85%, un pochino, diciamo, malino sotto questo aspetto. Palle lunghe se ne sono fatte comunque 40 contro i 59 dell'Inter, andate bene 27. Sui cross, ovviamente, cioè i cross ormai abbiamo capito che sono un punto debole di questa squadra. Poi per il resto, vabbè, contrasti vinti pari, diciamo che sotto certi aspetti è stata sicuramente una partita molto, diciamo, è stata una partita equilibrata alla fine. Il primo tempo lo fa l'Inter, il secondo lo fa il Napoli. Nel complesso una partita comunque giocata, diciamo, alla pari, tolti gli ultimi 10 minuti dove c'è stata l'anarchia totale. Per quanto riguarda le posizioni medie, andiamo a vedere un pochettino. Questa è la situazione, cioè abbiamo un Raspadori che praticamente sul cerchio di centrocampo, e diciamo che è abbastanza logico questo perché Raspadori è un giocatore che non è un uomo d'area.
non è uno che attacca la profondità, è un giocatore che viene a giocare, che diciamo gioca tra le linee, un giocatore con cui devi giocare palla a terra, quindi non mi spiego perché ieri si sono fatti tutti questi cross quando in area avevamo Traoré e Raspadori. È un giocatore che deve giocare col fraseggio basso, tocchi possibilmente 1-2, giocate veloci, senza perdite di tempo. Ecco, questo si deve fare con Raspadori. E secondo me la partita di ieri non è stata proprio la partita adatta a lui, perché contro una squadra fisica come l'Inter, secondo me serviva più un Simeone. Fa la sua partita, molto mobile, come sempre. Il giocatore più avanzato è Politano, che come sempre dà molto contributo sulla destra. Traoré anche lui comunque ha fatto comunque il suo dinamismo, guardate dove sta praticamente tutto il campo, e ha fatto anche, ieri sera l'ho visto fare più lavoro difensivo, infatti anche dalla heatmap si vede che ha contribuito molto anche nella metà campo nostra, quindi questa è la situazione sulle posizioni medie. Vediamo le statistiche singole. Il giocatore che effettua più tocchi è Olivera con 72, subito dopo Di Lorenzo. Tocchi sotto il 100, cioè siamo abituati a vedere giocatori che fanno tipo 100, minimo 90 tocchi, e invece con l'Inter 72, però diciamo che ci può anche stare perché appunto affrontavamo l'Inter, bisogna sempre tener conto dell'avversario. Per me i tocchi di Raspadori sono veramente pochi, 24, ripeto, per un giocatore come lui c'è, lo devi includere molto nel gioco, lo devi cercare parecchio secondo me, e ieri soltanto 24 tocchi, secondo me molto molto pochi, cioè per farvi capire ragazzi Meretta ha fatto quasi il doppio dei tocchi suoi, cioè poco cercato ieri Raspadori. Riguardo ai passaggi, Rachmani 87%, Lobotka come sempre quasi perfetto, ne ha sbagliati solo 4, Raspadori 10 su 16, quindi qualcosina l'ha sbagliata. Poi diciamo per il resto diciamo che sono medie abbastanza solide. Per quanto riguarda i contrasti, Kvara vince 8 1 contro 1 su 14, Anghissà 4 su 12, quindi un terzo. Bene Rachmani, bene Traoré, bene Juan Jesus. I giocatori che hanno fatto meno sotto questo aspetto sono sicuramente Anghissà e anche Olivera. Per quanto riguarda i contrasti vinti, ne vince di più Kvara. Kvara è sempre quel giocatore che effettua più contrasti a partita, se notate. È sempre molto, diciamo, molto attivo sotto questo aspetto. Anghissà 3 su 9. Io ragazzi ormai mi sono anche scocciato di dire sempre le stesse cose su Anghissà, quindi ci vado molto veloce onestamente. Prendete i video vecchi, non cambia niente. Politano 4 su 6, Traoré bene, Traoré molto bene ragazzi sotto questo aspetto, e secondo me non è scontato perché comunque ieri giocavi contro l'Inter e sappiamo che uno dei punti di forza dell'Inter è la fisicità, e Traoré che vince 5 contrasti su 6 contro comunque avversari del calibro di Mkhitaryan, Barella, è una cosa buona secondo me. Di Lorenzo un contrasto su 5, proprio poco poco. Lobotka 2 su 4, poi gli altri bene o male ci siamo. Duelli aerei, bene Rachmani, Juan Jesus 2 su 4, Olivera, Simeone, Anghissà, tutti gli altri male, diciamo giusto Rachmani sui duelli aerei si è fatto valere. Falli subiti, Politano, Kvara e Traoré molto bene. Vi faccio vedere giusto la situazione del baricentro nel primo e nel secondo tempo. Nel Napoli comunque, il Napoli nel primo tempo attua un baricentro comunque sul centrocampo. Diciamo che entrambe le squadre hanno avuto il baricentro nel cerchio di centrocampo, quindi entrambe diciamo che sono state abbastanza propositive sotto questo aspetto, si sono equilibrate anche sotto questo punto di vista. Infatti vedete il baricentro leggermente più alto il Napoli rispetto all'Inter. L'Inter leggermente più corto rispetto al Napoli, che ha 2 metri in più di lunghezza. Quindi entrambe le squadre nel primo tempo, baricentro diciamo alto e squadre bene o male compatte. Nel secondo tempo il Napoli prende un po' la scena. Ecco, quindi diciamo vedete il baricentro ci conferma quello che abbiamo detto prima. Cioè il Napoli nel secondo tempo ha osato di più e ha preso un po' più in mano la situazione della partita, mentre l'Inter come potete vedere si è un po' abbassata. Il baricentro da 50 metri passa a 47, però la lunghezza si è accorciata ulteriormente, quindi l'Inter si è abbassata ma si è ulteriormente compattata, invece il Napoli si è alzato però si è anche leggermente accorciato, quindi il Napoli nel secondo tempo ha preso un po' più l'iniziativa della gara.
E a livello di larghezza il Napoli si stringe ulteriormente, e addirittura l'Inter 10 metri meno largo rispetto al primo tempo. Ecco, quindi l'Inter nel secondo tempo sicuramente si è abbassata, però la cosa importante è che si è compattata, quello diciamo è la cosa più importante. Detto questo, ragazzi, passiamo velocemente all'analisi dei gol. Voglio farvi vedere innanzitutto la situazione della doppia parata di Meretta al dodicesimo. Innanzitutto siamo in una situazione di inferiorità, perché abbiamo 4 giocatori contro praticamente i 6 dell'Inter. Guardate Darmian, cioè Darmian praticamente libero, ma in una maniera proprio disarmante. Qui Kvara purtroppo non fa il ripiegamento, perché lì, ragazzi, il quinto diciamo che doveva tenerlo buono Kvara. Qui diciamo che non c'è stato un ripiegamento di Kvara. Quando poi c'è il cross per Darmian, praticamente, ragazzi, Darmian la butta in faccia a Meret. Cioè lì, secondo me, Darmian si è mangiato il gol, perché comunque aveva una porzione di porta bella ampia, dove Meret comunque stava ancora sul palo opposto. Quindi lì diciamo che siamo stati anche fortunati, secondo me, perché Darmian poteva sicuramente essere più preciso. E poi sulla ribattuta c'è Lautaro che però diciamo la butta in faccia a Meret, e quindi ci salviamo. Per quanto riguarda poi il gol, innanzitutto contate i giocatori. Abbiamo dei nostri, ne abbiamo praticamente 8, tolto il portiere, ne abbiamo 8 nella nostra area. L'Inter ha praticamente 4 giocatori. Sei in una situazione di superiorità numerica e sei anche in una situazione dove la difesa è schierata. Guardate le coppie che si vanno a creare. Cioè, se vi vedete l'azione dall'inizio, noterete che Juan Jesus tiene Thuram, Oliveira tiene Darmian, poi Rachmani che sta un po' più defilato sulla sinistra perché c'è sotto Lautaro, Traoré che tiene Barella sotto, Di Lorenzo che pensa diciamo a Di Marco, e poi abbiamo Politano che sta su Bastoni. Quindi si sono create le coppie, ok? La linea difensiva del Napoli, ragazzi, scappa all'indietro e si perde il contatto fisico, diciamo il contatto visivo con Darmian. Perché che succede? La difesa va tutta all'indietro, Darmian fa il contromovimento, quindi si ferma e torna leggermente indietro per appunto smarcarsi, e qui Oliveira perde il contatto visivo con il giocatore, perché come vi ho detto prima era Oliveira che era diciamo in marcatura su Darmian, quindi non lo vede, non vede questo contromovimento di Darmian, e quindi poi la frittata viene fatta, perché Darmian è in una posizione tale dove puoi fare veramente poco se non lo segui. E quindi diciamo che il gol dell'Inter arriva da un errore di reparto, secondo me, perché scappare all'indietro è sempre una cosa che secondo me ti porta soltanto a dei danni, e in contemporanea Oliveira non vede il contromovimento di Darmian. Quindi questo è un po' il gol subito. Poi ragazzi, il gol fatto non c'è niente da analizzare, sul calcio d'angolo, finalmente mi verrebbe da dire facciamo un gol sul calcio d'angolo. C'è un altro screenshot che voglio farvi vedere, che purtroppo è stato decisivo, ragazzi, all'ultimo secondo. Qua Lindstrom si alza la testa e vede Ngonj che è tutto solo, gli passa la palla. Forse qui, diciamo che questo non è proprio il frame perfetto, perché l'ho dovuto ricercare, però diciamo che Lindstrom qui egoista, e diciamo che comunque sotto un certo aspetto, cioè quando tu hai pochissimo tempo a disposizione, giustamente il giocatore quest'anno non ha avuto tantissimo spazio, e quelle poche volte che gioca cerca sempre di strafare, di far vedere comunque che è un giocatore su cui bisogna puntare. Quindi ci sta che in queste situazioni l'egoismo prenda il sopravvento su tutto, però questa rimane un'azione clamorosa. Qui ragazzi, Lindstrom si alza la testa e vede Ngonj, probabilmente staremmo parlando di un 1-2 oggi. Quindi questa purtroppo è stata un'azione che ha inciso in negativo. Questa cosa comunque andrà a incidere sulla pagella, quello ovviamente è scontato. Detto questo, ragazzi, quindi passiamo rapidamente alle pagelle. E onestamente non sono pagelle ottime, perché comunque, ripeto, la partita non è stata secondo me pazzesca. Diciamo nel complesso, ecco, il voto che darei è un 5,5, ecco. Meret ovviamente si prende il 7 perché fa tante parate importanti. Sul gol per me non poteva fare niente. Nel complesso fa tante parate decisive che ci permettono di portare a casa il pareggio. 5 a Di Lorenzo, ragazzi, Di Lorenzo pure lui.
il Lorenzo deve stare un po' in panchina. Non è la stessa situazione di Anghissà, perché di Lorenzo si vede proprio non ce la fa più. Non ce la fa più, sia mentalmente che fisicamente. Lo vedo proprio un uomo distrutto, sia nel corpo che nell'anima. Quindi io lo ripeterò fino a quando non lo vedrò. Vorrei vedere Mazzocchi al posto di Di Lorenzo una volta, non dico tanto, una. Anche ieri tantissimi errori, a inizio partita ha rischiato anche di mandare davanti alla porta l'Inter. Qualcosina in fase offensiva, però nel complesso una partita negativa. Raccamani 5,5, per me non ha fatto un'ottima partita, ha avuto un cliente scomodo come Thuram, mi ricordo un salvataggio su Thuram, però nel complesso diciamo che dal punto di vista difensivo non mi è piaciuto tantissimo. Sull'impostazione diciamo che lì è una certezza ormai. Juan Jesus 7,5, per me è il migliore in campo, e ragazzi Juan Jesus veramente, come ho detto anche qualche video fa, Juan Jesus c'ha una tenuta mentale che fa paura, perché come ho detto più volte, quest'anno si è ritrovato a essere il sostituto di Kim e non per sua scelta, ma si è ritrovato a esserlo. Spesso secondo me ha ricevuto critiche troppo, troppo aggressive. Beh, questo purtroppo è una costante della nostra piazza. Certe volte secondo me si esagera veramente troppo nei confronti di un giocatore, e quest'anno tra Meret e Juan Jesus si è fatta la caccia proprio a quello che è il problema del Napoli. Però ieri sera e in generale sta facendo comunque delle prestazioni secondo me anche al di sopra di quello da cui ti puoi aspettare da Juan Jesus, cioè sta facendo delle prestazioni veramente sopra la media secondo me ultimamente. Sì, c'è la sbavatura contro il Cagliari, ma tolta quella, nel complesso Juan Jesus da quando c'è Calzona secondo me sta facendo delle ottime partite, e a oggi è il miglior difensore che abbiamo. Pensate un po' come stiamo messi. Quindi 7,5, anche poi per una questione di karma, di giustizia divina, perché ieri Juan Jesus è stato vittima di insulti nel dubbio non lo dico, perché potrebbe succedere qualsiasi cosa. Tra ieri sera mi è anche scappata la parola, quindi nel dubbio non lo dico, però avete capito. Quindi 7,5, perché poi fa anche il gol per il pareggio, quindi migliore in campo a mani basse secondo me. Oliveira 5,5, come vi ho detto prima, il gol, cioè sul gol preso non vede il contromovimento di Darmian e quindi incide sul gol subito. Nel complesso ha sofferto secondo me su quel lato, partita diciamo dove ha sofferto, non ha spinto tantissimo. Infatti ieri ho visto un'altra volta un Kvara abbastanza isolato, quindi non ha dato una mano importante, e sul gol è stato anche decisivo e negativo. Lobotka 6,5, ragazzi, Lobotka come sempre una certezza, una sicurezza. Io allo Botka affiderei le chiavi di casa mia, onestamente. Anche ieri un paio di salvataggi su Barella, su Lautaro, Anghissà 5, lo voglio vedere in panchina. Traoré 6, ieri mi è piaciuto, come abbiamo visto prima anche sui contrasti si è fatto valere. Ha avuto anche un'occasione nel primo tempo dove di testa l'ha proprio lisciata, però nel complesso secondo me ha fatto un lavoro a centrocampo importante, molto dinamico, molto mobile, quindi il 6 lo do. Poi ragazzi, il cambio Kajust Traoré rappresenta proprio alla perfezione il non mercato fatto a gennaio, perché tu letteralmente a gennaio ti sei indebolito. Voglio fare questa piccola parentesi, perché tu a dicembre vendi Elmas e praticamente perdi anche Zielinski e ti vai a prendere un giocatore che sapevi che era fuori forma da un bel po' di mesi e che sai che recupererai l'anno prossimo. Quindi si è fatto affidamento su un giocatore che vedremo probabilmente al top l'anno prossimo, se verrà riscattato. Prendi poi Mazzocchi, che doveva essere vice di Lorenzo, ma si è dimostrato una terza opzione sulla sinistra, quindi non è stato preso il vice di Lorenzo. Hai preso Dendon Kerr, qualcuno l'ha visto? No, è andato a chi l'ha visto. Poi chi è stato preso? Gonge con Mazzari qualcosa stava dando, con Calzona al momento niente, però diciamo che sotto questo aspetto Calzona lo ha detto nella conferenza stampa post partita, però questo ci andiamo dopo. Quindi nel complesso ragazzi il cambio Kajust Traoré è proprio l'emblema su quanto questo mercato di riparazione a gennaio abbia inciso in positivo. Però ricordiamolo, il presidente ha chiesto scusa. Per quanto riguarda l'attacco, Politano 5,5,
sacrificio in fase difensiva l'ha fatto, ha ripiegato spesso bene sui contrasti, dal punto di vista offensivo però non ha dato un contributo importante, metteva cross dentro l'area quando tu c'avevi Raspadori e Traoré dentro, non l'ho capita sta cosa. Quindi dal punto di vista difensivo bene, dal punto di vista offensivo però la sufficienza non gliela posso dare. Kvara anche lui mi dispiace, 5 e mezzo, però anche ieri purtroppo, cioè, è tornato, non dico che è tornato il Kvara, ieri purtroppo si è rivisto un Kvara lasciato a se stesso contro Pavard e Darmian, poco sostegno secondo me dal terzino, Traoré ogni tanto ha fatto un tiro da fuori area nel secondo tempo dove c'è stata la parata di Sommer, poi per il resto fa ammonire Pavard, un paio di gialli li fa sempre dare ai suoi avversari, però nel complesso non raggiunge la sufficienza. Raspadori 5 e mezzo, Raspadori poco cercato come abbiamo visto prima, però secondo me il suo lavoro l'ha fatto, molto mobile, dinamico, ha avuto anche un paio di occasioni per dove andare al tiro, però ripeto, secondo me quella, la partita di ieri sera non era quella giusta per lui, l'impegno, la volontà ce l'ha messo ovviamente, però non penso che meriti la sufficienza. Diciamo che l'attacco in generale non ha fatto benissimo ieri sera, ma tanti ragazzi, perché potete vedere le insufficienze sono più di 3. Per quanto riguarda la panchina, Caius 6, mi è piaciuto come è entrato onestamente. L'ho visto anche un po' più avanti, un po' più nella tre quarti offensiva piuttosto che dietro. Mario Rui 5 e mezzo, invece lui non ha dato tantissimo. Simeone 5 e mezzo. Simeone però, diciamo, voglio dire una cosa, c'è stata un'occasione dove c'è stato il cross di Politano dove poi Simeone è andato al colpire di testa, dove però poi c'è stata la parata di Sommer. Ecco, quello secondo me andava fatto stasera. Cioè, oggi, ieri sera secondo me dovevi partire Simeone dal primo minuto e provare a buttarla sui duelli, diciamo, aerei. Perché comunque Simeone sotto quell'aspetto può essere pericoloso e può dar fastidio ai difensori avversari. Io avrei fatto così ieri. Onestamente sarebbe anche un senza voto, perché ha fatto appena 5 tocchi. Ecco, quindi cambio a partita in corso, senza voto invece che 5 e mezzo, perché comunque 5 tocchi, ragazzi, non posso giudicarli. Gonge senza voto, non so manco se ha toccato, ha fatto un tocco. Lindstrom purtroppo in 2 minuti però è stato decisivo e negativo per quel frame di prima, quindi il 5 glielo do, perché quell'azione poteva essere determinante per andare in vantaggio, quindi lì è stato incisivo e negativo. E invece in Gonge, ragazzi, 2 minuti. Se avesse ricevuto il passaggio da Lindstrom, probabilmente staremmo parlando di un 7 o anche di un 5 e mezzo, perché poteva tranquillamente anche sbagliarlo quell'ipotetica occasione. Calzona 5 e mezzo, ripeto quello che ho detto l'altra volta, a oggi in Calzona vedo un grande difetto, cioè i cambi. Mettere Lindstrom e Gonge al 90esimo non ci vedo il senso, io l'avrei messi prima. Secondo me la scelta di puntare su Raspadori prima punta contro l'Inter secondo me è stata sbagliata. Calzona sicuramente sta facendo dei passi in avanti, dei progressi si stanno vedendo, però dal punto di vista, diciamo, sulla gestione della partita, secondo me Calzona deve un po' rivedere qualcosa, specialmente sui cambi. Però lui, diciamo, che nel post partita ha spiegato che praticamente lui in questo momento non si fida tantissimo delle riserve e sta cercando di puntare tutto sui titolarissimi, chiamiamoli così. Ecco, con Calzona, anche con Calzona abbiamo una sorta di titolarissimi. Poi ha anche spiegato che degli allenamenti tattici ultimamente non li ha potuti proprio fare perché non c'era proprio il tempo materiale per farli. Questa cosa dei cambi, diciamo, che la sta un po' scontando da un bel po' di partite, non è la prima volta ieri che fa dei cambi abbastanza discutibili, quindi per questo gli do il 5 e mezzo. Detto questo, ragazzi, il video finisce qui. Adesso abbiamo la pausa. Diciamo che forse sotto un certo aspetto la pausa arriva in un momento, diciamo, buono, così almeno ci disintossichiamo un pochettino. Può essere anche un'occasione per i ragazzi per un po', non lo so, per svuotare un po' la mente, la testa, che vanno un po' in nazionale, si cambiano un po' aria. Può essere che possa portare dei benefici questa pausa. Qualcosina in questa pausa uscirà, perché qualche video carino io l'ho in mente di fare. Però, diciamo, nel complesso, se ci saranno argomenti di cui trattare, faremo qualche video. E quindi niente, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti riguardo la partita. Cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Ditemi un po' la vostra, fatemi delle pagelle, fatemi un po' quello che volete nei commenti. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi, mi raccomando, che tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono, è totalmente gratis. Attivate poi la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima.
riposatevi durante questa pausa, che poi abbiamo questo bellissimo rush finale. Devi fare 8 vittorie su 9, cioè matematicamente parlando è ancora fattibile, però la solita domanda che ho fatto anche l'altra volta: riuscirà una squadra che al 18 marzo non ha vinto 3 partite di fila a vincerne 8 su 9?